Allora, siamo qui oggi al campo Lungo Bisenzio di Prato. Volevo presentarvi il nostro top player, nonché il nostro nonno acquisito, Supernino. Cosa ci Grazie, dici? grazie. Cosa ci Devo dici? ringraziarvi perché in fondo a fondo siete tutti veramente nipoti nel vero senso della parola. Se uno la guarda dal verso di fatica è un po' dura, però diciamo che voi mi aiutate ad essere più giovane di quelli che sono, molto di più. Senti, ma Cosa vogliono dire questi ragazzi per te? per me sono tutto, sono quello che volevo essere, cioè quello che sono, ero da giovane io. Sinceramente sì, perché qualcuno lo vedo piangere, riesco a consolarlo, fargli capire che purtroppo nella vita niente ti è dovuto e bisogna sudarselo, anche se purtroppo ora i ragazzi non hanno la fortuna o la sfortuna di doverselo veramente sudare. Penso che sia così. Nonnino, perché Alessandro? Ma nonnino diciamo perché comunque ci insegna molte cose anche fuori dal campo. Ci insegna che bisogna comportarsi in un certo modo, infatti molte volte si arrabbia. C'è qualcuno che ti fa arrabbiare, Nino? In generale no, diciamo così, però ci sono ragazzi che purtroppo sono viziati, non sono cattivi. Però lui è il classico che, nonostante dica Vero. queste cose, alla fine ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno, è sempre super disponibile e super gentile. Un magazziniere top, Ale. Ehi, un magazziniere top. Penso il numero uno in Italia. O in Un po' Toscana, però, in Toscana, in sono Toscana è il numero uno. Nino, da quanto tempo lavori per il Prato? Per il Prato, diciamo come magazziniere, purtroppo sono subentrato a un carissimo amico che si chiamava Beppe Medico ed era un signor magazziniere. Ho imparato tante cose da lui, mi arrabbio più o meno come faceva lui, anche lui era come me, per lui erano nipoti lo stesso. È per passare il tempo, è una passione, non si fa tanto per i soldi, anche per quelli, però diciamo così che fa bene stare con i giovani, sono ringiovanito e riesco, ho un nipote unico, però con loro ce n'ho 40, 50, 60. Sono riuscito a capire tante volte i giovani di oggi, non i giovani quando lo ero io. E secondo me è una gran bella cosa, essere giovani, mezza giovani. Come si svolge questo lavoro? Devo dire, a una certa età si ci alza molto presto e il pensiero è, nell'arco della giornata, arrivare molto presto per cercare di preparare tutto per non essere mai ripreso da questi nipoti. Volendo o dolendo si sbaglia, ma non con cattiveria. Diciamo che non vorresti dargli nulla e forse gli dai di più. Se avevano vizi, tu gli aumenti questi vizi, perché non mettere fuori di la termica che gliela metti la girata per dispetto e gli sembra brutto, allora che non è nel mio DNA farlo, ecco, discorsi così. Però ecco, volere bene come. Credo che il Padre Eterno mi ha fatto una grande grazia, dopo la perdita di mia moglie, trovare tanti nipoti che mi riescono a consolare, anche se la sera sono stanchissimo. E questa è una gran bella cosa. Grazie a loro sono. E per voi invece avere un punto di riferimento come Nino, oltre a un punto di riferimento importante, diciamo anche per il lavoro, vi agevola molto. Sì, è ovvio che arrivare al campo e trovare tutte le cose organizzate bene, tutto il materiale organizzato alla perfezione, a noi ci fa stare meglio. Quindi per quello che noi tutti lo ringraziamo di cuore. Sei un punto di riferimento anche importante per il mister e per tutto lo staff. Ma io, non, cioè io credo di cercare di fare il lavoro il meglio possibile, perché sono molto pignolo, sono, non lo so, metodico. Vorrei che nessuno di loro si dovesse mai lamentare né oggi e né domani. Sì, dice era bravo, rompeva un po', puntini puntini, però ci voleva bene. Questo per me è molto importante, dover dire quello che penso. Supernino, Grazie, grazie. grazie, bravo, nel vero senso della Grazie di parola. tutto.